Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile. È giovedì e come ogni settimana a quest'ora su questa rete siamo in diretta per parlare di salute e lo facciamo sempre ospitando i migliori specialisti disponibili a rispondere alle vostre eventuali domande e a interagire con voi. Questa sera la nuova puntata di Pronto Medicina Facile è dedicata alle donne perché parleremo delle principali patologie benigne dell'utero. In particolare ci concentreremo soprattutto su fibromi e polipi trattati con l'isteroscopio, che è una metodica endoscopica utilizzata tantissimo anche in diagnostica. Ci dirà tutto il nostro graditissimo ospite. Buonasera e bentornato nei nostri studi al dottor Renzo Gaglione. Buonasera, dottore. Buonasera, grazie a lei dell'invito e sono contento di poter essere a disposizione per dare i migliori chiarimenti possibili. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Dottor Renzo Gaglione, responsabile del reparto di ginecologia a Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Intanto ci scatta la fotografia di questo reparto. Dottore, che attività prevalenti svolgete? Ma innanzitutto, devo dire che è un reparto che funziona bene, perché è un reparto in cui noi facciamo un po' tutta la patologia ginecologica, per cominciare sia dalla patologia appunto di cui ne parliamo stasera, quella benigna, che riguarda sia la diagnostica che la risoluzione un po' di tutti i vari problemi, e poi anche la patologia anche oncologica, cioè nel senso che cerchiamo di trattare i tumori dopo che siamo arrivati a una diagnosi più o meno precisa, e nell'ambito dei tumori noi applichiamo le tecniche attuali. Logicamente poi non è soltanto la chirurgia che risolve il problema, ma poi abbiamo anche bisogno di rivolgersi all'oncologo per le varie terapie, i protocolli di terapia e trattamento, in modo tale da fare e dare la possibilità al paziente di ottenere il miglior risultato con probabilmente il miglior tempo di ricovero nell'ambito ospedaliero o della clinica che sia. Ha parlato di ricovero, quanti posti letto ci sono nel suo Noi reparto? in clinica abbiamo circa 10 posti, sicuramente 10 posti letto che praticamente utilizziamo sia per la grossa chirurgia che per la chirurgia diagnostica, cioè la mini e la grande invasiva nell'ambito della patologia sia benigna che maligna dell'utero. 10 posti che sono abbastanza ben distribuiti. E devo dire con un'attività, cerchiamo di menzionarli, degli infermieri e delle infermiere che svolgono questo compito con una certa competenza e soprattutto con una certa dedizione, perché l'importante non è soltanto trattare, ma vedere come nell'ambito del ricovero il paziente viene trattato in tutte le sue esigenze, logicamente in tutte le Certo. sue necessità. Come viene aiutato il paziente, come viene assistito da un punto di vista umano è fondamentale. E come attività ambulatoriale, Come dottore? attività ambulatoriale abbiamo anche l'ambulatorio che è sviluppato ed è portato avanti nell'ambito della clinica, e questo sia perché ci serve soprattutto come bacino di utenza per allargarlo il più possibile e per dare anche qui sia l'assistenza pre-operatoria che Certo. anche quella post-operatoria, perché logicamente non è soltanto l'operare, come dicevo prima, ma l'importante è il trattamento che viene Assolutamente. effettuato durante e dopo. Quindi abbiamo un medico oltretutto che fa l'attività ambulatoriale, che è un medico di esperienza perché viene da un'attività svolta nell'ambito ospedaliero, ed è la persona alla quale è di riferimento per tutto quel che occorre. E poi è chiaro che su tutto ci sono io che cerco un po' di Certo. coordinare Come tutte le responsabile. attività per renderle nella miglior possibilità usufruibili dall'utenza. Sono in aumento le patologie benigne dell'utero. Le patologie benigne sono, diciamo, in aumento. Non so quanto questo dipenda da un affinamento della diagnosi o quanto questo possa dipendere soprattutto dal, diciamo, dal modificarsi del sistema di vita e della qualità di vita. Perché
perché bisogna dire che molto subentra in questa patologia anche, diciamo, lo stile di vita e l'alimentazione, certo, del paziente, perché logicamente laddove abbiamo pazienti molto robuste che aumentano di peso e che soprattutto non badano a un movimento, a un'attività fisica, a tante di quelle cose che servono per smaltire l'eccesso di calorie assorbite, noi abbiamo una maggiore patologia, una maggiore incidenza di patologia. Io penso che dipenda anche dall'aumentata sensibilizzazione delle donne nel sottoporsi con maggiore frequenza a visite. Mi sbaglio? Questo, non mi sembra molto convinto. No, questo io credo che oggi su questo bisogna molto lavorare. Perché io vedo che molte pazienti vengono al controllo, ma soprattutto perché già si è manifestato un sintomo. Noi dovremmo arrivare ancora prima del sintomo a diagnosticare un'eventuale problematica, perché questo significa che avremmo dei tempi certi di trattamento e di risoluzione della patologia. Quando compare il sintomo, molte volte può essere risolto, ma molte volte già ci troviamo in una fase avanzata, come è successo ultimamente che una paziente purtroppo non si è riusciti, non da parte nostra, in altre sedi, a fare una diagnostica isteroscopica adeguata perché il collo non cedeva. Siamo riusciti con una terapia a migliorare la cedevolezza del collo dell'utero, abbiamo fatto la diagnostica e abbiamo sì trovato il polipo che era stato diagnosticato, ma abbiamo trovato una patologia seria che è un adenocarcinoma dell'endometrio che proprio in settimana entrante verrà operato. Che era già in uno stadio che era avanzato. Già in uno stadio avanzato purtroppo, perché già aveva preso, perché lì, se vogliamo, e non voglio però creare confusione, il problema della diagnostica è importante e di arrivare in tempo, perché nella patologia per esempio maligna dell'adenocarcinoma dell'endometrio, se noi riusciamo a porre diagnosi quando il tumore è ancora, non ha ancora invaso completamente la parete, il miometrio dell'utero, e si trova al di sotto del 50%, praticamente l'isterectomia risolve tutti i problemi, ma quando ha superato praticamente questo 50% e già si sta diffondendo e si può diffondere tramite le tube per vicinanza, per via linfatica e tutto, ci troviamo in uno stadio che, facendo sì anche una chirurgia radicale, però non è sempre detto che riusciamo a risolvere il problema. Questa sera comunque con il dottor Renzo Gaglione parleremo di patologie benigne dell'utero, in particolare fibromi e polipi. Il nostro specialista è a vostra disposizione fino alle 22:30. Telefonate e mail devono transitare anche stasera attraverso il garbo, la gentilezza della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere telefonate e email. I numeri telefonici da contattare attraverso il prefisso 0871 sono i seguenti: 5873 230, 5873 235, mentre l'indirizzo email è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco in regia. Io ho detto nella mia presentazione le principali sono fibromi e polipi, giusto? Come patologie, sì, benigne. Sono praticamente fibromi e polipi, però logicamente ce ne sono anche altre. Ce ne sono anche altre che logicamente noi dobbiamo un pochettino limitare il discorso a quelle che sono le patologie più evidenti, perché logicamente dobbiamo, per fare una trattazione adeguata, bisogna limitarci, altrimenti estrapoliamo come prima, perché abbiamo estrapolato. Abbiamo un'oretta di trasmissione. Sì. Allora, entreremo tra poco nel clou dei contenuti che abbiamo scelto per questa puntata. Vediamo subito questa scheda introduttiva preparata proprio da Gigliola Edmondo. In Italia sono in aumento le diagnosi di tumori femminili e fra quelli benigni, fibromi uterini sono i più frequenti. I fibromi, che si manifestano soprattutto durante la vita fertile della donna, si sviluppano nella muscolatura liscia dell'utero e la loro incidenza varia tra il 20 e l'80% a seconda dell'età. Numero e volume aumentano con l'età, raggiungendo il massimo tra i 40 e i 50 anni, mentre tendono a regredire dopo la menopausa. 4 donne su 10 entro i 40 anni e più della metà di loro negli anni successivi sviluppano almeno un fibroma. Nella maggior parte dei casi queste formazioni, che spesso sono multiple, non provocano disturbi e non richiedono alcun tipo di intervento.
Talvolta possono provocare perdite tra un ciclo e l'altro, oppure mestruazioni particolarmente abbondanti che nei casi più gravi possono portare ad anemia. Possono però ostacolare in alcuni casi il concepimento. Anche i polipi sono piccoli tumori benigni che possono formarsi sull'endometrio o sul collo dell'utero. Sono più frequenti nelle donne tra i 40 e i 50 anni, anche se possono svilupparsi ad ogni età, nell'1-12% delle donne. È raro che i polipi si trasformino in forme maligne e in alcuni casi però è preferibile rimuoverli. E noi partiamo proprio dai polipi. Dottor Gaglione, che cosa sono e quanto sono diffusi? Sono notevolmente diffusi, soprattutto diciamo, l'incidenza maggiore viene nell'età della premenopausa, perimenopausa, e sono determinati soprattutto essenzialmente da formazioni vascolari e sono su base infiammatoria, oppure possono essere dovuti a un eccesso di risposta della mucosa uterina a uno stimolo estrogenico, a volte normale ma a volte eccessivo, come appunto succede nella menopausa o per nella perimenopausa. Che cosa bisogna spiegare della perimenopausa per capire il meccanismo per cui si formano? Il meccanismo per cui si formano è che non esiste più un'adeguata compensazione tra prima fase del ciclo, dove c'è un eccesso di estrogeni, l'ovulazione, e la seconda fase del ciclo, cioè la fase in cui c'è estrogeno e progesterone. In questa fascia di età, a cominciare dai 40 anni in poi, praticamente noi abbiamo che non c'è più un'adeguata, a volte, ovulazione, non c'è una fase progestinica, quindi c'è l'estrogeno in eccesso, e questo stimola sia a livello le strutture ghiandolari che vascolari, e si formano queste escrescenze nell'ambito dell'utero, che possono essere sia della cavità uterina, ossia praticamente noi la cavità la distinguiamo in tre settori: il settore un terzo inferiore, medio superiore, gli angoli tubarici, e quindi possono essere sia dei polipi peduncolati che dei polipi invece sessili, cioè alla base di impianto. Oppure ci possono essere i polipi del canale cervicale, o quelli che in occasione di una visita, praticamente mettendo uno speculum mentre si fa un pap test, si vede questa escrescenza che protrude dall'orificio uterino interno. La diagnosi quale può essere? La diagnosi, abbiamo detto che sono fibroghiandolari, ghiandolari, vascolari. Questa, la diagnosi più che altro, non è tanto che la possiamo porre così d'amblè solo vedendoli, ma è chiaro che vanno tolti, va fatto, certo, un esame istologico, e l'esame istologico ci dirà esattamente di che cosa si tratta. Ne conosciamo la causa, dottor Gaglione? La causa, l'ho detto, può essere quella, o un eccesso di stimolo estrogenico, praticamente dovuto in questa fascia di età, oppure può essere un eccesso, un fatto infiammatorio, o anche molte volte uno stimolo irritativo che può essere portato dal papilloma virus, per esempio dalle forme virali, che oggi purtroppo sono molto, molto frequenti, e quindi bisogna che richiedano una diagnostica molto più attenta e adeguata. Ci arriviamo subito al papilloma virus. Le chiedo, che sintomi accusa la donna e come viene diagnosticato? Molte volte la sintomatologia del papilloma può essere nella fase acuta bruciori, leucorrea, fastidi nei rapporti, dispareunia, quindi tutte queste componenti, ma molte volte non dà segni di sé. Per cui noi come la possiamo diagnosticare? La possiamo diagnosticare facendo un pap test, però io voglio ribadire un concetto, che oggi il pap test non è più il pap test basato sullo striscio su vetrino, e viene definito il pap test in fase liquida, cioè il materiale che viene dallo scraping del collo dell'utero provocato con citobrush o con acurette particolare viene messo in una fase liquida, dopo viene avviato al laboratorio che fa una centrifugazione del materiale, praticamente con dei filtri particolari elimina tutto ciò che sono le scorie, globuli bianchi, muco, i globuli rossi, tutto ciò che è accessorio, e vengono estratte le cellule allo stato puro, messe su strato sottile, e su quelle si studia esattamente tutte le patologie. Invece, quando siamo in presenza di un papilloma virus, che facciamo? In papilloma virus diciamo che è la storia più handicappante,
perché onestamente oggi le posso dire una cosa, stiamo facendo una ricerca perché non è solo la donna che ce l'ha, ma lo stiamo facendo anche sul liquido seminale sull'uomo e abbiamo dei riscontri che è presente anche nel liquido seminale il virus. Il papillomavirus, purtroppo, noi facciamo una differenziazione tra quelle che sono le forme attive e quelle che non sono le forme attive. Quelle attive ad alto rischio sono quelle più pericolose, che vanno monitorizzate nel tempo, perché sono quelle che sono suscettibili di poter generare un tumore del collo dell'utero. Quelle, e quindi non è soltanto la definizione della presenza, ma la determinazione anche di che cosa? Di alterazioni citologiche. La determinazione della proteina P16, perché ci dà un indice eventuale di pericolosità del virus, e ultimamente stiamo facendo anche l'mRNA test, è un test particolare che ci dice se il virus si sta riproducendo. E se il virus si riproduce bisogna stare attenti, perché quello significa un alto rischio. Dopodiché la paziente, una volta che ha diagnosticato questo, viene sottoposta a una colposcopia per andare, è un esame con un microscopio con delle colorazioni particolari che ci permette prima di tutto di valutare se esistono alterazioni sia morfologiche e quindi anche visive e quindi di colorazione del collo dell'utero. Su di queste verrà effettuata una biopsia, sulla biopsia va fatto un esame istologico e si stabilisce l'entità del rischio. Quindi in base a questo i trattamenti sono o una laser terapia vaporizzazione, oppure si ricorre, come io sempre spesso faccio, all'utilizzazione del vaccino, il Gardasil, che è un vaccino che mentre una volta era a 4 ceppi, adesso è a 9 ceppi, quindi aumenta e soprattutto sono i ceppi ad alto rischio, quindi stimola le difese immunitarie per avere una risposta. In più farmaci che attivino le difese immunitarie, ma di fatto ci sono donne che stanno con queste forme a basso rischio da anni e che vanno controllate nel tempo, perché una volta percepite non si riesce molte volte a poter escludere completamente. Torniamo un attimo sulla diapositiva che abbiamo fatto vedere ai nostri telespettatori. Eccola qua, perché nella parte in basso c'è anche il trattamento, no? Come resezione della lesione. La resezione della lesione, questo le stavo dicendo, dopo che noi abbiamo fatto una diagnostica colposcopica, abbiamo avuto una lesione tipo un HPV che ha determinato una lesione del collo, che può essere anche una lesione squamosa di basso grado o un HSIL, una lesione squamosa di alto grado. Il trattamento da fare in questo caso non è soltanto quello di averla diagnosticata, ma di fare una conizzazione del collo. La conizzazione del collo ci permette di avere un cono di collo, praticamente noi chiamiamo conizzazione perché è come il cappello del pagliaccio, praticamente con una punta sopra e con una bassa larga base di impianto. Su quello l'anatomopatologo effettua una serie di indagini seriate in modo tale da valutare se esiste la presenza di un carcinoma, che può essere carcinoma in situ, cioè ancora lì localizzato, ma la presenza dei margini della dissezione che abbiamo fatto liberi da lesione fa sì che questo trattamento diventi automaticamente risolutivo, soltanto che la donna poi va seguita sempre nel tempo. Altra diapositiva, altra patologia, le cisti di Nabot, le cisti cervicali, da che cosa sono causate, sintomi, diagnosi e cura? Le cisti di Nabot sono un reperto occasionale, però molte volte possono essere molto grandi perché sono anche situate nel canale cervicale. Praticamente non è altro che il canale cervicale, noi abbiamo delle ghiandole che secernono un muco. Questo muco che cosa serve? Serve praticamente a migliorare la permeabilità del canale agli spermatozoi nel momento della concezione. Quando c'è un processo infiammatorio che praticamente crea una cervicite, una colpite, un fatto insomma piuttosto serio, questo può determinare che cosa? La chiusura del condotto. Però la ghiandola continua a secernere, continuando a secernere si gonfia e si forma o la cisti di Nabot sul collo o nel canale cervicale, oppure praticamente sono delle lesioni biancastre sparse sul collo.
non hanno di fatto nessun significato patologico, soltanto che quando sono molto grandi conviene molte volte con il laser vaporizzare la superficie in modo tale che si libera il muco che c'è dentro e automaticamente il collo riprende una funzione più normale, morfologicamente normale. Invece i fibromi uterini cosa sono? Beh, lì, adesso cambiamo completamente il discorso. Io sì, perché la metto alla prova. La ringrazio, troppo buono. No, il fibroma è una patologia espansiva a carico del viscere uterino. Peccato che non vi ho portato una fotografia di uno degli ultimi interventi fatti, in cui abbiamo dovuto necessariamente togliere un utero che aveva un peso di 3,1 kg. Era una cosa enorme, la donna sdraiata sul lettino sembrava quasi che fosse in gravidanza, perché si vedeva una prominenza che era quella praticamente dell'utero che era extrapelvico e quindi era in addome, quindi era una cosa enorme. I fibromi sono di origine sia connettivale che fibrosa, oppure possono essere muscolare prevalentemente oppure misti. I fibromi crescono, onestamente non si sa bene per quale motivo, ma certo è uno stimolo che tende praticamente a farli aumentare sempre di più di volume sotto la spinta degli estrogeni e quindi dei cicli ovulatori che una donna ha. Certo è che questi fibromi praticamente non è che si sviluppano in una giornata, si sviluppano in qualunque fascia di età, a cominciare da quando la donna incomincia ad avere 18-20 anni di cicli più o meno regolari per andare più avanti sino all'età avanzata. E ultimamente ne abbiamo un'altra che mi hanno portato la diagnostica fatta adesso, ha avuto un incremento notevole addirittura del fibroma in menopausa, pur non avendo più le mestruazioni. Di per sé i fibromi, quando sono piccoli, vanno soltanto controllati, valutati, seguiti. Si può tentare una terapia. La terapia è a base di alcuni prodotti che inibiscono completamente l'attività centrale, quella ipotalamica che mi stimola l'ovaio e quindi mi stimola gli estrogeni. Però se sono di dimensioni di un centimetro e mezzo, riescono, oppure c'è l'Esmia, che è un nuovo prodotto che praticamente ha questa funzione, si prende ininterrottamente per 3 mesi e blocca completamente la crescita, però se ha dimensioni superiori ai 2-3 centimetri non scompaiono assolutamente. Tra poco le chiedo cause e fattori di rischio dei fibromi, prima do la linea a Gigliola perché mi segnalo dalla regia che è arrivata una mail per il dottor Gaglione. Gigliola. Sì, c'è una nostra telespettatrice che scrive: ho 39 anni e vorrei avere un bambino, il ginecologo però mi ha trovato un fibroma di circa 10 cm all'utero e lo vorrebbe operare prima, è necessario? E dopo quanto tempo potrò avere un figlio? Questa è una bellissima domanda. Tanto 10 cm è grande o è piccolo? Enorme. Enorme. È grande, non c'è niente da fare. E di conseguenza non conviene assolutamente cercare, prima di tutto bisogna capire che con 10 cm è difficile che una persona possa rimanere in gravidanza, perché il fibroma può creare delle modificazioni emodinamiche tali e soprattutto per l'impianto che è difficile che possa avvenire. Oppure può avvenire anche l'impianto, perché bisogna studiare com'è la cavità dell'utero, se è stata alterata o meno completamente dalla presenza di questo grosso fibroma. Ma una volta che è avvenuta la gravidanza, si può con facilità tendere all'aborto, oppure io purtroppo nella mia esperienza, che sono di circa 43 anni in questo settore, mi ricordo eravamo a Chieti, in ambito c'era il professor Zulli, di cui ricordo le capacità, sì, era un grosso ginecologo, un grosso professionista, col quale ho lavorato per diversi anni, che ricordo con estremo piacere, Santissima Annunziata di Chieti, e seguimmo una gravidanza con una donna che non aveva voluto essere operata e praticamente con questo fibroma è andato avanti. Siamo riusciti ad arrivare a 6-7 mesi, però dopo la gravidanza si è rotto il sacco e si è interrotta. È nato questo bambino, che abbiamo fatto un cesareo di corsa, pugni al petto, era un bambino che come se avesse fatto una scazzottata all'interno dell'utero, perché era tutto compresso, tumefatto, e quindi non aveva potuto avere un buon sviluppo, diciamo, sono anni in cui
non c'era un'ecografia morfologica come adesso che ci permette di fare diagnosi adeguata, e quindi di conseguenza quello che io consiglio alla signora è di seguire il consiglio del suo ginecologo, perché farsi operare significa mettersi nelle condizioni adeguate per poter realmente affrontare l'insorgenza e l'evoluzione di una gravidanza con tutte le complicanze, con tutte però le facilità che dopo può venire. Per quanto riguarda l'inizio oppure il tentativo di fare una gravidanza, conviene sempre tentare di fare la gravidanza dopo 6-8 mesi dall'intervento, perché bisogna dare all'utero la possibilità di che avvenga un'adeguata cicatrizzazione dei punti dove è stato praticamente tolto il fibroma, è stato ricostruito, di solito si ricostruisce in doppio o triplo strato proprio per dare maggior consistenza, ma per non avere problemi di un eventuale accidente di rottura d'utero conviene sempre aspettare 6-8 mesi dall'intervento. Consigli utilissimi per la nostra telespettatrice. Fra 2 minuti vado in pubblicità. Cause e fattori di rischio dei nostri fibromi, dottor Gaglione. Le cause sono determinate, secondo me, se si sapessero, si potrebbe sinceramente evitare che la crescita. Le cause sono quelle dovute, per esempio, lì abbiamo questa anche nostra. La familiarità, credo. Sì, questo è innanzitutto, vede, c'è l'età come fattore, poi praticamente sono fattori ormonali, l'avevamo detto. Una certa predisposizione familiare, tant'è vero che io trovo che molte donne operate, la madre, la nonna, la figlia, hanno tutte poi la stessa patologia, quindi diciamo che un fattore di rischio è la familiarità. Poi il tabagismo ormai lo mettiamo dappertutto, quindi praticamente… Secondo me lo fate apposta, esatto. Però fate bene così magari la gente finalmente decide. La razza va bene soprattutto perché nelle donne bianche lo vedo con molta facilità, ma c'è una cosa sulla quale io insisto e combatto sempre con le mie donne, che sarebbero le mie pazienti, che mi odiano veramente, ed è il peso. Il peso. Perché il peso non è soltanto il fatto che scatena anche un diabete, scatena anche tre altre patologie dismetaboliche collaterali, ma il problema del peso è che diventa il tessuto adiposo un deposito di ormoni. Il deposito di ormoni li libera in circolo e non fa altro che aumentare quello stimolo anomalo che mi facilita la crescita ulteriore di fibromi, polipi e altre patologie. Stacchiamo con la diapositiva, tra poco andremo a vedere anche sintomi caratteristici dei fibromi, diagnostica e soprattutto trattamento, ora però un po' di pubblicità. Alle 22.01 di nuovo in diretta da studio per la seconda ed ultima naturalmente parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata alla patologia benigna dell'utero, stiamo parlando di polipi e fibromi uterini, stiamo facendo tutto questo grazie al nostro ospite, il dottor Renzo Gaglione, responsabile del reparto di ginecologia a Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Abbiamo parlato di polipi, abbiamo parlato di fibromi nella prima parte della trasmissione, restiamo a parlare di fibromi uterini. Solitamente dove si sviluppano, dottor Gaglione? Ma di solito la localizzazione è molto varia, perché li possiamo trovare, e in base a questo li differenziamo, li possiamo trovare nel contesto della parete del viscere, vedete, si vede nella fotografia, e sono quelli classici intramurali. Logicamente qui li vedete di piccola rappresentazione, però le dimensioni possono variare da un centimetro, mezzo 5 mm per arrivare fino a 10, 15, 20 centimetri, che sono veramente i mostruosi. Come nel caso della telespettatrice. Esatto, poi li possiamo avere a livello sì intramurale, ma a sviluppo sottomucoso, cioè la mucosa di rivestimento della cavità uterina. Li possiamo avere intramurali e a sviluppo sottosieroso, cioè quando praticamente si sviluppano sulla superficie del viscere uterino, e poi ci sono quelli che possono essere i peduncolati, cioè praticamente un peduncolo vascolare che li regge legati alla struttura dal quale originano, che possono essere sia
il peduncolato diciamo sieroso extrauterino oppure quello praticamente intracavitario della cavità uterina. Logicamente noi a queste diagnosi ci arriviamo o per via ecografica, cioè nel senso che l'ecografia ci permette di porre la diagnosi della localizzazione e della presenza o meno della patologia, ma per quelli della cavità arriviamo sempre mediante una tecnica, certo, che è quella isteroscopica, che non è altro che una tecnica che ci conferma quello che noi abbiamo visto ecograficamente. E quindi prima di arrivare a valutare, operare o fare, bisogna essere sicuri della localizzazione, certo, e della diagnosi della lesione. La cosa più importante quindi è, onestamente, una volta appurata la presenza e tutto, vedere soprattutto il tipo di trattamento. È chiaro che poi c'è la frequenza, per esempio si dice che il mioma sottomucoso è il meno frequente come localizzazione, poi vabbè, che cresce nel contesto della parete, e soprattutto la sintomatologia è determinata da che cosa? È determinata principalmente da una certa dolenzia, però il dolore non è sempre un sintomo evidente, perché tutto ciò che è dolore nella pelvi può essere riferito all'utero, all'intestino, ad altre strutture, ma soprattutto una cosa che ci deve incominciare a far mettere il dubbio è l'aumento della quantità del flusso mestruale. L'aumento della quantità del flusso mestruale, che definiamo come iperpolimenorrea, iperpolimenorrea, ma soprattutto noi la definiamo come una metropatia emorragica, è quella di una certa importanza, perché oltretutto ci anemizza la paziente, perché questo significa che perdendo una certa quantità di sangue durante la fase mestruale e soprattutto per più giorni, c'è una tendenza a una riduzione della sideremia, della ferritina, dell'emocromo e dei valori globulari, il che espone la paziente soprattutto a dei rischi, qual è quello della astenia, impossibilità a compiere determinate attività per il lungo periodo delle mestruazioni, e soprattutto la cosa più importante è che può incominciare a dare un problema di dolore pelvico persistente che non ti permette, certo, più di poter effettuare una certa attività. Fra un attimo arriviamo proprio sui sintomi caratteristici, prima do spazio ancora a Gigliola perché è arrivata un'altra mail per il nostro specialista. Sì, ci ha scritto Caterina. Da marzo del 2018 sto seguendo un percorso PMA. Tra i vari centri e tutti i monitoraggi fatti mi è stata sempre riscontrata una cisti di 4 cm. Ma una cisti può rimanere lì per 2 anni o potrebbe essere un fibroma o un polipo? Potrebbe essere causa di infertilità? Ma io sono dell'idea che prima di tutto una cisti, logicamente, che è localizzata in corrispondenza di un ovaio, è di solito può seguire le evoluzioni di un ciclo, e la cisti di per sé non è una causa di sterilità, perché se una cisti che rimane delle stesse dimensioni, dello stesso valore morfologico ed ecostrutturale, diciamo che questa non è tanto una cisti che riguarda l'ovaio, ma noi le definiamo molte volte le cisti paramesovariche, cioè sono cisti che non sono localizzate nel contesto della funzionalità dell'ovaio, ma sono ai margini e rivestite poi dall'epitelio diciamo peritoneale intorno. Queste non subiscono alcuna diciamo possibilità di evoluzione ulteriore, e soprattutto facendo una valutazione adeguata ci si rende conto che non creano un reale problema. Questo per quanto riguarda un discorso di procreazione medicalmente assistita, perché se dovessimo pensare a un'eventuale mobilità ulteriore di questa cisti, questa potrebbe creare sì a volte dei problemi a livello della porzione fimbrica della tuba, e quindi creare quindi dei problemi nell'incontro tra spermatozoo e ovocita. Però questo soltanto quando ci stanno quelle pazienti che seguono un percorso non di procreazione medico assistita, ma una fecondazione normale. Quindi io credo che chi la segue abbia valutato adeguatamente questa situazione, e se non l'ha toccata in tutto questo tempo è perché probabilmente non crea nessun problema nell'ambito di queste tecniche di assistenza. Poi io sono di un'idea,
che quanto più possibile sia, è meglio di evitare di intervenire a toccare tube, ovaio e altre strutture importanti per la capacità riproduttiva, perché si sa bene sempre come si incomincia, ma non si sa bene poi le reattività e le sequele infettive che possono creare ulteriori problemi. Quali sono i sintomi caratteristici del fibroma uterino, dottor Gaglione? Il fibroma sono la dolenzia, le emetropatie emorragiche. Anche forte. Anche forte, soprattutto perché il fibroma molte volte può andare incontro a una necrosi colliquativa, cioè perché diventa talmente grande che non si riesce più a nutrire adeguatamente. Quindi praticamente si possono avere delle colliquazioni che creano un dolore non indifferente con fattore di necrosi. E quindi praticamente le manifestazioni cliniche, come qui vedete nel prospetto, è il dolore che è molto evidente ed è di alte percentuali. Le alterazioni mestruali, l'avevamo detto, le emetropatie. Sì. I sintomi da compressione significa che praticamente dà problemi soprattutto quando ha uno sviluppo intramurale e sottosieroso e va o anteriormente verso la vescica, creando nella donna l'incapacità a poter mantenere l'urina e quindi deve aumentare il numero delle minzioni giornaliere, oppure può comprimere posteriormente nella zona del retto e quindi creare, quando è di notevole compressione, di notevoli dimensioni, creare problemi alla defecazione e quindi alla manifestazione di una normale funzionalità del sistema. Poi è chiaro che ci sono le alterazioni della capacità riproduttiva, ma quelli sono soprattutto i fibromi che insistono nella zona mucosa o sottomucosa, perché questi creano una situazione non idonea. Abbiamo anche una diapositiva proprio per quanto, eccolo qua, sui meccanismi di riduzione. In difficoltà, vede, quello che stavo dicendo, una impossibilità all'impianto dell'embrione, alterano talmente la cavità uterina e soprattutto, dato che quello è comunque considerato dall'utero un corpo estraneo, l'utero come sua principale attività esercita una contrazione. La contrazione genera dolore e quindi crea una situazione non di stabilità per l'impianto dell'eventuale ovocita fecondato. E poi ci stanno quelli che si sviluppano nella zona angolare tubarica, che possono creare ostruzioni dell'orificio tubarico. Però queste poi sono quelle più delicate a curarsi, perché logicamente possono creare dei problemi infiammatori, aderenziali e tutto il resto, che poi possono creare anche una incapacità alla funzionalità ottimale della tuba. Per la diagnosi quali esami accertamenti vengono prescritti? La diagnosi, stavo dicendo prima, che la cosa più importante secondo me è l'ecografia. Perché l'ecografia, sulla base prima di una valutazione accurata anamnestica della donna, che perché logicamente uno non può prendere immediatamente ti faccio l'ecografia, ma la donna deve essere prima ascoltata, vedere, sentire adeguatamente i sintomi che riferisce e soprattutto dopo praticamente si incomincia un pochettino a fare un esame fisico obiettivo. L'ecografia principe è l'ecografia pelvica transvaginale, non quella transaddominale a vescica piena, perché non ha un'alta definizione come quella per via transvaginale, che viene sempre effettuata a vescica vuota, perché si permette così di andare quasi a contatto con ultrasuoni ad alta frequenza sia del viscero uterino che dell'ovaio. Poi molte volte ci sono le altre metodiche radiologiche, quelle che abbiamo detto, cioè la risonanza, la TAC e l'isterosalpingografia. Io non la utilizzerei tanto per una diagnostica di fibroma, quanto più che altro per una valutazione eventuale della pervietà tubarica ed una normale funzionalità della salpinge, cioè della tuba. L'isteroscopia diagnostica io la porrei come quasi dopo fatte queste vie, cioè l'ecografia e l'ecosono salpingografia con mezzi liquidi, sarebbero poi la diagnosi, queste che non sono invasive, sarebbero poi seguite dall'isteroscopia diagnostica, che è ottimale come tecnica, ma che comunque richiede sempre una invasività che molte volte non è accettata dalla paziente. Prima di stressare molto le
nostre telespettatrici proprio sull'isteroscopia, sia diagnostica che operativa, le faccio due domande. Le pazienti che presentano fibromi uterini che non danno sintomi e che magari possono non necessitare di un trattamento, possono semplicemente soltanto essere monitorate e seguite? Questo sì, questo secondo me la paziente che non subisce, però dipende sempre dalle dimensioni della massa fibromatosa o miomatosa, perché se un bel momento diventa di una tale dimensione che incomincia a creare problemi di compressione, problemi di, nella minzione, problemi nella defecazione, allora, problemi che anche nella vita sessuale incomincia a suscitare dolore, allora a quel punto là, certo, io credo che vada valutata adeguatamente la situazione e programmato un eventuale intervento. Certo che ci sono molti che si discute adesso molto sull'intervento per i miomi da fare o per via laparotomica o per via laparoscopica. Per quanto, c'è una bella differenza. C'è una bellissima differenza, però io ho visto persone con fibromi di 5-6 cm operate per 4-5 ore con 5-6 trasfusioni, e se mi permette, capisco l'utilità. Ma che metodica era stata utilizzata? Laparoscopica. Laparoscopica. Quindi con la laparotomica, laparotomica, io proprio l'altro giorno glielo stavo dicendo prima in camera Caritatis, ho operato una signora che praticamente abbiamo tolto, quasi sicuramente fotografati, documentati e tutto il resto, 25 miomi di varie dimensioni. Adesso un intervento di quello fatto per via laparoscopica, per quanto utile, perché riduce soltanto a 3-4 fori d'ingresso per mettere i trocar, la struttura ottica e tutto, però può allungare notevolmente i tempi e non facilita una buona ricostruzione dell'utero. Invece per via laparotomica diciamo che, usando delle tecniche particolari che praticamente io ho imparato anche in altre sedi oltre queste mie locali. Quanto è grande il taglio? Così? Il taglio è piccolo, piccolo, perché è un taglio direi non quasi, anche meno del cesareo, perché dopo tu l'utero riesci a toglierlo dalla pelvi e a utilizzarlo, e utilizzando una tecnica che io uso praticamente, un laccio emostatico alla base dei vasi uterini, praticamente io ho ricostruito utero e tutto, sì. All'inizio era 4 e c'è documentato sull'esame dell'emocromo fatto prima, fatto alle 16 del pomeriggio e fatto la mattina dopo, da 4 milioni e 4 siamo arrivati a 4 milioni e 2 con un'emoglobina che da 13 è scesa a 12, quindi praticamente abbiamo ricostruito senza mezza perdere, trasfusione, senza che è la cosa essenziale, perché bisogna fare una chirurgia pulita che eviti nella maniera più assoluta di utilizzare sangue, perché questo, a parte la carenza del sangue, ma comunque sia, anche se studiato, valutato, sicuro, io preferisco evitare qualunque tipo di questo genere di trattamento. Ci siamo, l'isteroscopia. Prima un'altra domanda, il trattamento farmacologico quando si può? Il trattamento io credo farmacologico, io lo uso spesso, le spiego perché, quando è di piccole dimensioni mi può dare qualche risultato e quindi ecco perché la diagnosi precoce è importante. Lo uso anche quando ho degli uteri che sono molto alterati nella loro morfologia per la presenza di miomi multipli del corpo uterino a varia localizzazione, perché logicamente questo è importante, fare una terapia farmacologica. Per quale motivo? Primo, io uso molto gli analoghi del GnRH, che sono dei farmaci che mi bloccano a livello centrale la stimolazione dell'ovaio. Che cosa fa questo? Che non più stimolato a livello estrogenico nei cicli, ma per un 3-4 mesi si blocca completamente la mestruazione, quando andiamo a ricostruire noi abbiamo prima di tutto un minor sanguinamento, secondariamente un miglior piano di clivaggio per la nucleazione del fibroma, perché si crea proprio una, diciamo, una differenza tissutale tra il tessuto fibromatoso e il tessuto muscolare normale, e la ricostruzione avviene in maniera più adeguata. Quindi la terapia farmacologica
potrebbe essere doppiamente utile sia nei casi di piccoli fibromi per vedere se si riducono di volume e sia laddove abbiamo delle consistenti un consistente numero di fibromi per creare le migliori condizioni di intervento chirurgico e ridurre ancora di più il rischio per la paziente. Ultimi 10 minuti di trasmissione dedicati all'isteroscopia, prima però spazio a Gigliola e un'altra mail per il dottor Gaglione. Sì, ci scrive Paola, ho 49 anni, un polipo all'utero con indicazione all'asportazione. L'anestesia mi spaventa molto, si può rimuovere senza? Se può fare. Bene, allora dobbiamo un attimino parlare di questa cosa. Se può fare. Sì, sì, si può fare tutto, però il problema è dipende dal livello soglia del dolore della signora. Prima di tutto, noi non facciamo, quando facciamo le isteroscopie, non facciamo le isteroscopie con un'anestesia con l'intubazione, perché questa non esiste, perché praticamente l'intervento dura 5 minuti, quindi è inutile. Però facciamo la stessa analgesia che viene usata quando si fa una gastroscopia, una rettocolonscopia, cioè praticamente è un'anestesia, analgesia ultraleggera in cui la paziente mantiene sicuramente la sua capacità respiratoria da sola, quindi non è che va in un'anestesia vera e propria, ma in una condizione in cui mantenendo vigili le sue funzioni, però si riesce a fare l'intervento senza provocare praticamente dolore, perché anche l'anestesia in questo caso, ecco, io stavo riferendo prima proprio in risposta alla signora che c'era stata questa paziente a cui era stato, non avendo avuto figli ma avendo avuto soltanto cesarea, hanno provato ripetutamente a fare una isteroscopia a livello con l'anestesia locale, non ci si è riusciti, si è persa circa 6 mesi, dopo è stata fatta finalmente, siamo riusciti a farla in altra sede, lì da noi, con un po' d'anestesia e soprattutto usando un farmaco che faciliti la dilatazione del collo, abbiamo fatto questa cosa e abbiamo trovato un adenocarcinoma che è di stadio un po' avanzato. Se l'avessimo fatto 6 mesi fa, avremmo risolto meglio il problema? Io credo proprio di sì. Allora io vi chiedo, per grazia, di non fossilizzarvi su queste cose dell'anestesia o meno. Lasciate che il medico possa applicare la tecnica migliore per darvi il miglior risultato e nel minor tempo possibile. Ho ancora 8 minuti. Isteroscopia, quando la adoperiamo? Quando la adottiamo? Una volta che noi abbiamo diagnosticato esattamente la patologia e sapere com'è localizzato il tutto, l'isteroscopia è un sistema ottico ottimale che ci permette soprattutto di poter con adeguata certezza vedere la localizzazione della lesione, polipoide, l'alterazione del fibromi del miometrio, la presenza addirittura del mioma sottomucoso e della sua classificazione. Tant'è vero che in base alle sue localizzazioni noi possiamo avere un tipo 0, un mioma superficiale, un tipo 1, estensione intramurale del mioma al 50% e poi un tipo 2 quando l'estensione è superiore al 50%. Logicamente l'isteroscopia ti permette oltretutto di fare sì la diagnosi. Io per esempio uso sia il Betoc, che è un apparecchio che ti permette di fare solo la diagnostica. Abbiamo anche una diapositiva proprio di esatto, questo se è diagnostico o no, questo. Questo è il diagnostico, il Betoc classico. Però io preferisco, vede, questo lo uso quando devo soltanto fare un'esplorativa. Quando invece io so che troverò o il polipo o il fibroma in cavità, perché già ho fatto una diagnosi prima ecografica, io preferisco in ultima istanza utilizzare un mini resettore, perché mi permette in contemporanea di fare diagnostica e al tempo stesso, se occorre, di fare terapia, cioè di portarlo via, perché così non espongo la paziente a due interventi diversi, ma nello stesso ambito risolvo tutti i problemi. Certo. Quindi un solo ricovero, che poi il ricovero praticamente dura un giorno perché entra la mattina e torna a casa la sera, e quindi espongo a minore stress la paziente e risolvo rapidamente la patologia. Raffica di domande, le chiedo risposte velocissime. Ambulatorio, sala operatoria? Si può fare anche in ambulatorio? Si può fare anche l'office isteroscopy, però in ambito ambulatoriale,
però con tutti i rischi che comporta, perché quando la fai ambulatoriale di solito o hai un collo bello, aperto, beante, che ti permette di poter lavorare tranquillamente, con però con beante, sì, perché quello, il collo deve essere abbastanza beante. Specialmente se è una donna che non ha mai avuto figli, se è una donna che ha fatto solo tagli cesarei e tutto il resto, il collo è stenotico, è stretto. Quindi andare a fare in office una cosa di queste, però logicamente ci stanno molti colleghi che la utilizzano. Io posso dire, per mia somma abitudine, pur avendo un ambulatorio mio dove sono autorizzato a fare anche tecnica chirurgica, ho sempre preferito la sala operatoria. Come viene preparata la paziente? Classica posizione ginecologica? Classica posizione ginecologica, autocurata disinfezione, utilizzare materiale sterile possibile per coprire la gamba, addome e soprattutto la zona inferiore, dopodiché noi diamo prima un farmaco che faciliti la dilatazione, c'è l'induzione da parte dell'analgesia dell'anestesista e noi praticamente in 5 minuti, dipende però poi dal tipo di espansione del fibroma, il polipo si fa benissimo in 5 minuti, in 2 minuti proprio si toglie, è una cosa stupida, sì. E anche quelli del canale cervicale, per cui invece un tempo si ricorreva alla pinza per torsione oppure a strappo, invece con quella proprio lo portiamo via dalla radice e quindi di conseguenza la terapia è radicale, però dopo si può fare benissimo la terapia con resettore endoscopico di varie dimensioni, c'è quello più piccolo, il mini, e quello più grande, che ti permette di fare una terapia chirurgica adeguata. Esattamente, noi mettiamo come tempo dai 5 ai 10, 10 minuti. Tutte le donne, anche quelle in gravidanza? No. Domande. Le donne in gravidanza non vanno toccate, sono sacre sotto tutti i profili e oltretutto, anzi io dico che molte volte quando abbiamo trovato un polipo del collo dell'utero durante un'occasione, io nei primi 3 mesi non lo tocco mai, proprio per evitare qualunque tipo di possibilità di evoluzione in senso abortivo della gravidanza, e dopo se proprio dà fastidio lo si toglie, certo. Però si ricorre alla vecchia metodica della torsione, come e quindi dicevo, oppure di tagliarlo con una forbice ben sviluppata in modo tale che si possa in tutte le maniere avere un trattamento che non sia traumatico. Anestesia me l'ha detto, la durata me l'ha detto, fa male. Ma di solito se lo facciamo, no, è quello che dobbiamo evitare, nella maniera più assoluta. Io non credo che sia possibile oggi, 2019, ricorrere a una terapia con delle strille e delle urla della paziente, perché in effetti… Io domando. No, la prego, questa è una domanda che non accetto, perché oggi io credo che noi dobbiamo garantire alla donna di poter fare tutto quello che occorre senza dolore e senza fastidio. Eventuali rischi e complicazioni, dottore? Ma guardi, posso dirle una data, ma non per fare il buffone oppure per… Io l'isteroscopia l'ho incominciato a fare nel 1978, dopo che ero stato a Parigi da Palmer e a Berlino con la Storz per impararla. E devo dire che ho avuto un maestro, Don Pietro Zulli, sempre il mio direttore della clinica ostetrica, che i primi 2 o 3 anni non mi ha mai permesso di fare l'isteroscopia sulla donna, ma di farla soltanto sui pezzi anatomici. Questo mi ha insegnato parecchio. E devo dire che io in tanti anni non abbiamo mai forato l'utero, non abbiamo avuto problemi né niente, perché logicamente tutto è nell'abilità dell'operatore, nell'esperienza e soprattutto nel non andare al di là di quelli che sono le proprie capacità per non creare problematiche al paziente. Ha sostituito il raschiamento l'isteroscopia? Io credo che il raschiamento oggi ancora trovi una sua ragione laddove c'è una grossa metropatia emorragica che praticamente entrando con l'ottica non ti permette di vedere niente perché viene completamente offuscata del sangue, e allora quella è una tecnica diagnostica che ti permette una revisione di cavità e praticamente ti permette di cercare di bloccare la perdita, e dopo in un secondo tempo si ricorre all'isteroscopia per porre una diagnosi sicura di patologia. Dopo l'isteroscopia, convalescenza, tempi di recupero, quando io vedo si che ritorna tutte quelle, guardi, noi anche ne facciamo una normale attività sessuale. Beh, l'attività sessuale già conviene interromperla perlomeno per quel mese, perché il collo è beante, quindi c'è,
Poi è chiaro che l'attività sessuale comporta sempre un orgasmo. L'orgasmo dà la possibilità a germi di penetrare e quindi di creare infezione, quindi conviene per un po' fermarsi. L'attività lavorativa di secondo, dopo tornate a casa, un giorno o due a letto, tranquilli nell'attività di casa, e poi possono riprendere tutte le attività, compresa anche quella sportiva, l'attività, tutto quello che fanno. Non c'è nessuna controindicazione sostanziale. Rischio recidive è l'ultima cosa che le chiedo. Il polipo lo possiamo togliere oggi, dopo un anno o due di nuovo ripresentarsi tale quale, perché lo stimolo estrogenico continua e quindi ci può essere risposta in un'altra sede, quindi ridare di nuovo la patologia. E nel fibroma? Il fibroma pure, purtroppo, con 4-5 anni di differenziazione, io l'ho avuto, l'ho dovuto rioperare e portare via. Però è chiaro che questo, se lei fa un intervento su una donna che ha i suoi 50 anni, conviene fare una forma risolutiva, anche se lo puoi salvare. Su una donna di 40 anni devi fare sempre una conservativa, perché logicamente è una donna con tutte le sue funzioni, le sue capacità, che va rispettata fino in fondo. Grazie, grazie al dottor Renzo Gaglione. Grazie a voi. Se ho osato con qualche domanda un po'... era anche per cercare di ravvivare, è stato bravissimo come sempre, grazie per essere stato con noi. Il dottor Renzo Gaglione, specialista in ginecologia e ostetricia, responsabile della ginecologia della casa di cura Pierangeli di Pescara. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Pronto Medicina Facile. Ciao Gigliola. Paolo, buona serata a tutti, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie a Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione. Con voi telespettatori ci vediamo giovedì prossimo e parleremo delle principali patologie del nostro pancreas, quando ci sono le indicazioni per il trattamento chirurgico. Ci dirà tutto il professor Pierluigi Di Sebastiano, specialista della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Invece con Medicina Facile, l'appuntamento è per domenica prossima, 7 aprile, ore 12.45 e ore 20, parleremo di quando si può ricorrere alla radiologia interventistica in oncologia. Indicazioni preziose che ci saranno fornite dal professor Carlo Masciocchi, ospedale Università dell'Aquila. Vi ricordo che anche questa puntata di Pronto Medicina Facile, come centinaia di altre anche di Medicina Facile, sarà consultabile su YouTube Rete 8 Salute. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo 21:30. Grazie, buonanotte.